è chiaro che la nostra priorità deve essere quella di mantenere la direzione del DSS, il Dipartimento Storicamente Socialista, dentro il quale meglio possiamo esprimere la nostra identità. Ma alla luce di eventuali adozioni dei dipartimenti, senza doversi sentire forzatamente accerchiati, in che modo credete che sia possibile poter esprimere una chiara politica di sinistra anche in settori che non siano la sanità e la socialità? Io credo che la questione dei dipartimenti si ponga, nel senso che in Ticino, contrariamente a quello che succede in altri cantoni e quello che succede a livello nazionale, a livello svizzero, c'è questa tradizione per cui alcuni partiti hanno la responsabilità attraverso i loro eletti di un dipartimento da decenni. Questo credo che complessivamente non sia del tutto sano e meriti una riflessione complessiva. Però detto questo, evidentemente si tratta poi di vedere come modificare il sistema. Io credo che una persona che venga eletta in Consiglio di Stato possa esprimere, soprattutto se di sinistra, possa esprimere la sua appartenenza alla sinistra e le idee di sinistra in tutti i dipartimenti. Potrei fare degli esempi, ma non mi dilungo. Ma se pensiamo alla politica economica, alla politica dell'ambiente, alla politica della scuola, alla politica sociale, alla politica istituzionale, credo che sono tutti noi abbiamo in mente delle buone cose da fare di sinistra in tutti questi anni. Ci sono delle cose importanti da fare, soprattutto come governo. Quindi devono essere cose fatte dal collegio e lì bisogna essere capaci di convincere almeno una maggioranza del collegio, perché altrimenti le cose non si fanno. E poi ci sono delle cose da fare come direttore di dipartimento. Una rotazione generale potrebbe essere sana, però deve essere una rotazione generale, dove tutti cambiano perché si ritiene che questo sia sano per tutti. Non credo che in Ticino oggi ci siano le condizioni per farlo, però vedremo, il nuovo governo è sovrano in questa cosa. L'alternativa è quella di capire quali sono le regole per l'attribuzione dei dipartimenti. Fino al 2005 venivano decisi dal collegio, anche con dei rapporti di forza. Io ricordo nell'87 quando a Martinelli venne dato il Dipartimento di Giustizia, quindi neanche tutte le istituzioni, ma solo una fetta di quello che oggi è il Dipartimento delle Istituzioni. Naturalmente facendo una prova di forza per cercare di mettere in minoranza allora Martinelli. Credo che questo non sia un metodo corretto. Oggi il metodo è quello di una serie di criteri, quello dell'anzianità rispettivamente poi quello dei voti. Attualmente è in discussione davanti alla Commissione della Gestione l'idea di portare queste regole dal livello di regolamento a livello di legge, per cui diventerebbero più stabili, più formali, e permetterebbero anche ai socialisti o anche a chi dovesse arrivare, diciamo, non come primo o secondo partito, di accedere a dipartimenti storicamente mai attribuiti, quando poi l'anzianità permetterà di fare questa scelta. Quindi io credo che se non c'è la possibilità di fare una rotazione generale, si debbano consolidare le regole attuali, e credo che si possa esprimere la politica sinistra in tutti i dipartimenti, ma soprattutto nell'azione convincente verso il collegio. Evidentemente la conservazione del mantenimento del DSS in mano socialista permetterebbe sicuramente di sviluppare meglio quelle che sono le nostre attitudini politiche storiche, se vogliamo. DSS in mano, io da tantissimo tempo al Partito Socialista o al rappresentante del Partito Socialista in governo, e devo dire che ha realizzato cose veramente grelle. Vorrei citare solo uno perché ho avuto a che fare parecchio con questa dimensione, anche se magari a molti sfugge, ed è la legge sull'assistenza socio-psichiatrica, che sembra una cosa relativamente secondaria, relativamente banale, ma che ha rivoltato, che ha rimesso completamente in discussione quello che è l'approccio alla malattia, quello che è l'approccio ai pazienti e ai malati, una visione molto più democratica di come deve funzionare la sanità e di come deve funzionare il rapporto anche con i pazienti, e in particolare con i malati che hanno dei problemi di tipo mentale, per dire quello che è possibile fare inseriti in un determinato contesto. Sono passati 40 anni, è vero, ho l'impressione che forse un ciclo storico da qualche parte si sta chiudendo, non è chiuso completamente,
Io sono dell'opinione che sarebbe meglio se evidentemente se il Partito Socialista potesse mantenere almeno ancora per un po' questo dicastero, c'è la pianificazione ospedaliera, questa seconda parte che deve essere implementata, lì sicuramente ci sono ancora dei grossi aspetti, dei grossi interessi in gioco, e penso che una visione sinistra potrebbe sicuramente aiutare a inquadrarli nella giusta maniera secondo il nostro punto di vista. Detto questo, penso anche che a distanza di tanto tempo e con comunque quella che è un'evoluzione complessiva della situazione, è vero che si nota un collegamento, un'interconnessione sicuramente maggiore tra i vari dipartimenti. Oggi pensare di fare qualche cosa al DSS piuttosto che al Dipartimento Istruzione e Cultura, piuttosto che un altro dipartimento, senza tenere conto di quello che succede negli altri settori, è francamente velleitario. Per cui gioco forza interessarsi di quello che capita anche in altri ambiti, e quindi gioco forza anche in qualche misura mettersi in discussione, pronti quindi ad affrontare i temi che si pongono anche da un altro punto di vista. Evidentemente anch'io sono convinto che la sinistra, la politica di sinistra, non si esaurisca nel DSS. È evidente che, penso per esempio al dipartimento del territorio, la pianificazione territoriale, l'urbanistica, la questione delle energie, la questione del risparmio energetico, la questione della tutela ambientale, beh, una visione di sinistra. Ricordo che storicamente sono i partiti di sinistra che hanno lanciato per primi questo tipo di argomento negli anni 70, inizio anni 70, le grandi manifestazioni anche contro la realizzazione delle grosse centrali nucleari, la presa di coscienza di un problema di tipo ambientale è stato portato avanti dai partiti di sinistra. I Verdi non c'erano ancora, sono arrivati molto tempo dopo, e quindi da qualche parte penso di poter dire che abbiamo anche un po' la paternità di questa coscienza, di questa consapevolezza, e credo che ancora oggi potremmo fare cose importanti, anzi forse soprattutto oggi, nel momento in cui si discute o si torna a discutere di energia nucleare, della possibilità alternativamente di sviluppare delle energie rinnovabili, di investire quindi parecchi soldi in questo campo, perché sicuramente i soldi ci vogliono, ma occorre evidentemente una volontà politica, una precisa scelta, una precisa coscienza nel voler andare in una certa direzione, e qui evidentemente bisogna avere, penso io, un'idea che è piuttosto di sinistra, piuttosto di destra. Probabilmente la destra andrebbe sul carbone, andrebbe sull'energia nucleare, andrebbe in quelle dimensioni, in quegli ambiti dove il risultato economico è immediato ed è importante, mentre probabilmente oggi dovremmo fare un discorso più a lungo termine che va invece in un'altra direzione, che è quella di pensare e di preoccuparci di quello che sarà il nostro mondo tra 20 anni, tra 30 anni, tra 50 anni. Esempi analoghi posso fare rapidamente, ma anche per il settore delle finanze, che è il cuore pulsante di un'amministrazione. Dove vengono allocate le risorse, dove viene risparmiato, quali sono gli strumenti fiscali che vengono posti in essere. Ma questi qui sono i temi classici anche della sinistra, per cui non è affatto detto che sia solo il DSS il luogo in cui possiamo esercitare le nostre convinzioni, le nostre propensioni politiche. Da una parte mi viene da dire che con un'esperienza legata un po' al municipio di Lugano, questo approccio e questa volontà di portare il contributo di sinistra in un collegio che a maggioranza non è di sinistra è diciamo una quotidianità, è un po' il lavoro che inizialmente ho fatto con Giovanni Canzani, che oggi faccio da sola all'interno appunto del municipio. Penso che la storia ha un suo significato e che quindi è importante riconoscere sia la storia del cantone, ma riconoscere anche la storia del nostro partito, che ha saputo creare e che ha saputo portare all'interno dell'amministrazione cantonale un dipartimento che era il Dipartimento delle Opere Sociali e che oggi è il DSS. Questa storia va non solo riconosciuta, ma va anche recuperata nel futuro, senza necessariamente aggrapparci a qualcosa che poi può diventare, come dire, una sola e unica rivendicazione.
Questo anche perché i socialisti, è già stato detto, fanno tanto, fanno bene e fanno in tanti settori. L'ha dimostrato con il Dipartimento delle Istituzioni Pietro Martinelli. Proprio domenica ero a Neuchâtel e discutevo con il Presidente del Consiglio di Stato, che è un socialista, che gestisce il settore delle finanze e non solo, e che sta facendo da diversi anni un lavoro di risanamento delle finanze del cantone, che sta lavorando su una ridistribuzione delle risorse all'interno del cantone e che ha saputo lanciare con anche una politica fiscale a favore delle aziende una un'iniziativa e una proposta di potenziamento di posti d'accoglienza per i bambini nelle mense e nei doposcuola. Questo per portare un esempio molto concreto di politica di sinistra in un tema che non è facile, che è quello della politica fiscale, ma soprattutto in una coniugazione di politica economica, politica familiare, e anche portare delle proposte che in questo modo sono state avallate all'unanimità del Gran Consiglio, soprattutto anche da parte del Partito Socialista. Quindi queste piste, anche molto concrete, ci fanno capire che nel DSS abbiamo fatto tanto, potremo continuare a fare molto, ma sicuramente possiamo fare molto e fare con un occhio di sinistra anche in un settore che può essere quello economico e quello finanziario, senza poi parlare di tutti gli altri settori. La scuola è un cavallo di battaglia che proprio l'altro giorno ci ha visti presentare un rapporto di minoranza su temi molto sentiti, tra cui le mense, il doposcuola nell'ambito delle scuole comunali, così come il potenziamento del servizio di sostegno pedagogico sia nell'ambito delle scuole comunali, ma poi anche è stato dato seguito nell'ambito delle scuole lì. Con questi esempi molto concreti e molto semplici si sintetizza il cuore e anche l'azione dei socialisti a tutti i livelli, dal livello esecutivo al livello legislativo, dal livello comunale al livello cantonale.